Buongiorno. Dire San Marco e dire Venezia. Per la semplice ragione che, morendo martire, raccolsero le spoglie veneziani e lo seppellirono a Venezia. Per cui San Marco, la Basilica di San Marco. Ebreo di origine, nacque probabilmente fuori dalla Palestina. La famiglia benestante, San Pietro, che lo chiamava figlio mio, lo ebbe certamente con sé nei viaggi missionari in Oriente e a Roma, dove avrebbe scritto il Vangelo. Oltre alla familiarità con San Pietro, Marco può vantare una lunga comunità di vita con l'Apostolo Paolo, che incontrò nel 44 quando Paolo e Barnaba portarono a Gerusalemme la colletta della comunità di Antiochia. Al ritorno, Barnaba portò con sé il giovane nipote Marco, che più tardi si troverà al fianco di San Paolo a Roma. Nel 66 San Paolo ci dà l'ultima informazione su Marco, scrivendo dalla prigione romana a Timoteo: «Porta con te Marco. Posso bene aver bisogno dei suoi servizi». Evangelista probabilmente morì nel 68 di morte naturale, ma un'altra relazione dice che è stato martire in Alessandria d'Egitto. Il 24 aprile venne tracciato dalle vie di Alessandria d'Egitto e dopo atroci tormenti soccombette. Il corpo fu dato alle fiamme. E secondo la leggenda, due mercanti veneziani avrebbero portato il corpo nell'828 nella città di Venezia. Evangelio di Caro e di San Marco, capitolo 16, è l'ultimo capitolo, la finale del capitolo 16. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti. E se berranno qualche veleno non farà loro nessun male. Imporranno le mani sui malati e questi guariranno». Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Miracoli, i miracoli. Quando si legge questo brano si stende a credere che possano avvenire miracoli. Addirittura si cerca di addolcire. Ricordo in San Matteo che c'è addirittura un comando di fare miracoli. Ci è andata, predicate e guarite gli infermi, no, cioè curate gli infermi, risuscitate i morti, sembra una morte spirituale, mandate le lebbrosi, toglietegli il peccato. E così avete sempre, si cerca di addolcire quello che purtroppo, con la poca fede che abbiamo, non succedono i miracoli promessi in San Marco da Gesù. Andate, proclamate il Vangelo a tutte le creature, e anche lui dice a tutte le creature. Allora, chi crederà e poi sarà battezzato, sarà salvo. Chi non crederà e non sarà battezzato,
non ti salverà. Però quelli che crederanno nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, terranno in mano i serpenti e se prendono qualche veleno non farà loro nessun danno. Imporranno le mani sui malati ed essi guariranno. La finale è sintomatica, per me la finale è spettacolare. Loro andarono dappertutto e il Signore li accompagnava con i prodigi, accompagnava la loro parola, confermava la loro parola con segni e prodigi. Così termina il Vangelo di San Marco. Una conclusione che possiamo trarre anche ai tempi nostri, che si stanno scoprendo le lingue, parleranno lingue nuove. Non si tratta di conoscere le lingue o tutte le lingue. Ora sappiamo che il dono delle lingue, di cui parla anche San Paolo, e questo parleranno lingue nuove, lingue che altri non conoscono, se sono nuove, e è un fraseggiare di monosillabi che non si capisce che cosa si può dire e cosa si sta dicendo, però si sa che il Signore sta parlando quando questo linguaggio è autentico. Sant'Agostino spiega che l'effetto della grande gioia, quando i meditori stanno facendo il loro dovere, a un certo punto per la gioia cantano, 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 all'ultimo non trovano le parole e gorgheggiano. Questa sarebbe le lingue. È una spiegazione. Ma altre spiegazioni per i miracoli non c'è altro che questo. Se uno annuncia il Vangelo, cioè questa buona notizia, il Kerygma, cioè Gesù è morto, è risuscitato, sceso al cielo per la nostra salvezza. Se uno crede fermissimamente a questo annunzio, seguiranno i miracoli, questi miracoli che ha elencato San Marco, perché la parola di Dio è confermata sempre da un miracolo, da un prodigio, la conversione di qualcuno, magari peccatore ingallito, e così via di seguito. La parola di Dio è cioè come una spada a doppio taglio, cura, guarisce, dà una vita nuova, oppure taglia. Alleluia. Evviva San Marco, evviva Venezia che lo conserva. Non c'è solo San Marco. Prima di benedire, vorrei ricordarvi, farvi conoscere un membro del terzo ordine francescano, San Pietro Betancourt. È nato nel 1626 ed è morto il 25 aprile del 1667. Fu apostolo del Nuovo Mondo, Guatemala, e fondò, sotto il patrocinio di Nostro Signore di Betlemme, una congregazione per assistere orfani, mendicanti e infermi e giovani incolti e abbandonati, stranieri e anche condannati ai lavori forzati. È morto il 25 aprile 1667. Ci sono i santi e ci sono anche tra noi, nella porta accanto. Se
veramente lodiamo e benediciamo il Signore, lo ringraziamo e abbiamo fiducia in Lui. Faremo miracoli. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi, vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente per quelli che sono percossi da malattie, da carestia, da guerra, Quello che l'assistono, le loro opere umanitarie e per tutti i bisognosi, per intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Pietro di Betancourt, tutti i santi e gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio per quello quando ci facciamo usare da Lui. Alleluia, tutta gloria sua.